guarda qua, paccheri ai 5 pomodori, mettiamo ce n'è poco poco suca coppa, sciavò, 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 una bella quantità di parmigiana grattugiata, una fogliolina e basilica, e assaggiamo, ma sì, non voglio scongiurare, come assaggiamo. Vai io, vieni a vedere questa pasta, e comunque non è un sugo super sandos, ci assomiglia, alla fine del mondo, vieni a vedere, vieni. Partiamo proprio da questo, i 5 tipologie di pomodoro diverso. Vagliù, questa ricetta io ho preso ispirazione dai paccheri alla vittoria, però quei paccheri lì, vagliù, sanno una storia e fanno la storia della cucina italiana. A 3 stelle Michelin quella ricetta. Io non tengo stelle, però, vagliù, con questi 5 tipi di diversi di pomodoro, tra cui c'è saporoso amarzano, o ciliegino, o datterino giallo, e i pomodori a grappolo rosso e giallo, voglio farci una ricetta che vi faccio perché è baffo. Venite con me. Partiamo dall'olio, l'olio buono, l'olio mio, quello in collaborazione con l'azienda Dise. In padella, un bel filo d'olio, voglio, mettete 2-3 spicchi d'aglio a rosolare, piano piano piano. Nel frattempo c'è a mattaglia tutti e 5 tipi di pomodoro. Ogni pomodoro c'è il suo gusto, c'è chi è più dolce, più così, più con voglio. Comunque alla fine proprio faccio sapere che esce un sugo fenomenale proprio. Tagliatevi a pezzetti grandi, piccoli, come volete voi. Rosolato per bene l'aglio, attenzione che schizza. Buttiamoci con marulella indo, tutte e 5 tipi. Naturalmente che ci vuole? Un bel pizzichino di sale dentro e ci vado a mettere adesso il basilico e poi dopo ce lo vado a mettere dopo. Ma aiuto, mi raccomando, fate cuocere belle belle cuoncio cuoncio, così si dice in napoletano, significa bello lento lento fino a quando non si ammorbidiscono tutti i pomodori e ora si può farci aprire. Tempo di cottura almeno 10-12 minuti e fate così, vedete, andate a schiacciare per bene i pomodori, però fateli proprio appassire, devono stracuocere, ad aspettare un altro minuto, minuto e mezzo, ma faccio consumare. Arrivato a questo punto, spegnete. Io, guardate, mi sono tolto l'aglio, vedete? Me lo sono messo da parte. Mo' pigliate uno brick, pigliate una brocca, pigliate uno brack, brick, brock, bla bla bla. Pigliate tutto cosa, mettetelo nel brick perché mo' a me affrulla tutto cosa. E ora via con il samba. E pigliatevi una padella, no 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 no, e pigliatevi un passino, no 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 no, e tu c'è tutto proprio, non si dice. Ma una piccola domanda, allora, mo adesso andiamo a filtrare questo pomodoro, perché così è la ricetta proprio perfetta, no? Per farmi proprio la fine romano. Ma gli indiani e gli americani fanno pure loro così. Guardate come la fine romano. Amo, senta. Ma lascia sta sti americani, sti indiani. Amo, per favore, che le cucine di indo c'è, se indo vede che l'hanno passata niente. Comunque, nel frattempo che mi passo sto pomodoro, guardate qua, ma che è l'arancione e l'Olanda. Nel frattempo mi vado a salare l'acqua, perché ci vuole sale QB, quanto basta, e QB non esiste, perché un marrucchio è troppo sale. Pigliam e a pasta, se cala sempre a sentimento, a casa, non è bulimia, è porzione gourmet. Andate. Wow, ma che è la salsa super santosso, vi ho ricordato pallone. Se sul pacco dei paccheri sta scritto, che ne so, 18 minuti di cottura, voi lo fate cuocere 12-13 massimo, perché gli ultimi 5 minuti li facciamo continuare a cuocere, guardate che muso tuo sta ancora, li facciamo continuare a cuocere in questo sugo super santosso. Poi, piano piano sta scena cremino, visto che ci piglia a fatica pure all'acido, io mo ci chiamano per fare i cremini alla crema di Super Santos. Guarda qua, ti mancano altri 3 ingredienti e amo fanno. Così è proprio perfetta sta crema di Super Santos. Mo spegniamo il fuoco, mo ci andiamo a mettere come prima cosa 2 noci burra, così è un aroio. Non può che basilico che facete scendere con un coriandolo e se ci riuscite con una coscia alzata. E per mantecare proprio alla fine ci vuole una bella grandine parmigiana. Ah, ma che stai combinando? Tanto sì, ti viene più saporita così.
Guardate qua, mantecate il tutto. Guarda, ma a me, bambini, non fate quello che ho fatto io. Questa è la mia scemità quando mi vengono i miei 5 minuti al giorno. Questa mi è venuta a quest'ora. Non replicate queste cose qui, che voi mettete in coppa seggio, facete che coscia così. Il resto replicate quello che ho voluto. Piatto super semplice, ma mamma mia, lo Carmela. Mamma mia, lo Carmela. E quante caspite buone. Ma l'anima agli indiani e agli americani. Papagium, il gusto è molto molto particolare perché c'è l'acidità di un pomodoro, la dolcezza dell'altro, quell'altro pomodoro che è diverso, molto molto buono, burro, parmigiano. Papagium, questo chef Vittorio ha fatto solo con 3 tipi di pomodoro e naturalmente è uno dei migliori chef italiani nel mondo, conosciuto in tutto il mondo. In un song o chef stellato, però questi 5 pomodori ha già rovutato. A fine romano. Fammi sapere se la fai pure tu.